Sì, 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 ok, ok. Nello scorso video in cui ho parlato di Solus avete visto che ero su Windows. Ora io al momento non so quanti di voi abbiano commentato, non so quanti di voi mi abbiano scritto Oh, ma perché stai usando Windows? eccetera, eccetera. Perché se guardate qui sotto sto registrando questo video lo stesso giorno che ho registrato quello di Solus. Quindi quello di Solus al momento devo ancora editarlo, per cui non posso sapere quanti hanno notato questa cosa, ma sicuramente qualcuno se ne accorgerà e oggi voglio un po' parlarvi del motivo per cui sono dovuto tornare a Windows al momento e non è un pesce d'aprile uscito in ritardo perché un pesce d'aprile che esce 3-4 mesi dopo quello che è non è che abbia un granché senso, quindi effettivamente sono tornato a Windows, però vi devo spiegare il motivo, anche perché non sarà un ritorno a lungo termine. Ovviamente a me continua a piacere Linux, continuo ad essere appassionato di informatica e con Windows hai poca possibilità di muoverti, essendo appunto closed source ed essendo che più di tanto i file di, di sistema non puoi modificarli, cioè non puoi proprio, almeno io ho provato, e un granché non è che si possa fare. Ho scritto qui una scaletta che magari potrebbe avere qualche refuso, ma semplicemente perché quando ho scritto questa scaletta, questa qui praticamente è la classica scaletta che noi, o almeno io come youtuber, mi scrivo quando devo fare un video, quindi poi voi vedete il video tutto bello, spiegato bene, però questa è la scaletta, perché mi servono i punti per ricordarmi cosa dire. A me ad esempio io leggo qui, problema del fractional scaling, per voi non vuol dire niente, ma per me appunto vuol dire tutto, perché da qui poi parte tutta la spiegazione di Cosa intendo di qual è il problema che ho riscontrato con il fractional scaling? Per fare un esempio, quindi ci sta che voi adesso leggiate questa lista qui e pensiate, ma che cavolo è questa cosa qui? Non vuol dire niente cosa ha scritto, appunto perché è una scaletta che serve a me per spiegare, quindi non venite poi a scrivermi nei commenti: Ecco sei un traditore, hai sempre usato Linux, adesso torni a Windows, perché qua, perché là? Tranquilli, vedrete che alla fine. Capirete il motivo per cui appunto sono dovuto al momento tornare a Windows, ma ripeto non è che sono tornato a Windows e basta, non userò mai più Linux nella vita, anzi ce l'ho in dual boot al momento appunto perché voglio vedere se aggiornandolo con il tempo migliora, migliorano questi problemi per poi poter tornare effettivamente a Linux quando sarà finalmente più usabile su questo computer, perché il problema è che ho comprato un nuovo computer ancora. Un mese e mezzo fa circa, un mese e venti giorni fa più o meno. Iniziamo subito. Problemi non ignorabili riscontrati su Linux. Cos'è che mi ha spinto a dire ok, qui devo tornare a, a Windows? Allora, beh, questi qui avrei dovuto switcharli, ma appunto perché, ripeto, questa lista qui in teoria non era da mostrare pubblicamente, diciamo, quindi eh, i punti possono anche essere. Diciamo sbagliati come senso, per cui inizierò da questo: problema del fractional scaling su Linux. Voi dovete sapere che, vabbè, io ho un computer per cui avrei bisogno del fractional scaling a 1.25. Io ho sempre letto su Reddit, su vari forum, tantissime persone che si lamentano del fatto che. Il, lo scaling in generale su Linux funziona male, gestito male, rallenta il computer, scarica più batteria e su e giù e questo e quello ed è una cosa che non pensavo fosse un problema perché non lo era per me, io ho sempre avuto computer che andavano bene con lo scaling al 100%. Ora qui è tutto un discorso lungo di risoluzione, pollici del monitor e chi più ne ha più ne metta però dovete sapere che praticamente... Se superi una certa densità di DPI hai il problema che si vede troppo piccolo banalmente. Quindi, ok, il computer è usabile, però ti stanchi la vista più velocemente perché devi sforzarti di più per leggere le cose piccole. Questo a lungo andare non è che faccia bene, ovviamente, perché più sforzi gli occhi, più ovviamente si rovinano. Per cui, già io di mio ho problemi di vista, sono miope. Figuriamoci, se mi metto a sforzarmi 8 ore al giorno gli occhi per guardare il computer, cosa viene fuori. Linux offre due scaling, fondamentalmente due percentuali di scaling, il 100% che è quello appunto normale che non ha zoom diciamo, non ha questo scaling e il 200% per i monitor ad alta densità di DPI, quindi il 100% e il 200% funzionano bene sia su Windows che su Linux. Il problema è il fractional scaling ovvero le parti centrali come ad esempio lo scaling al 125% al 150% e al 175%. Questi su Windows funzionano bene senza problemi. Su Linux, eh... mm, diciamo che siamo ancora molto distanti dall'avere un qualcosa che può essere considerabile buono. KDE Plasma ci è arrivato, ha un fractional scaling come Windows. Gnome, ad esempio, noi è ancora in funzione sperimentale. Se lo metti al 125% si sfocca tutto ciò che non ha a che fare con Wayland. Tutto ciò che usa X Wayland, come ad esempio anche banalmente Firefox o Telegram, si vede tutto completamente sfocato. Cioè per leggere le cose si legge, però se ho un bel monitor con una buona resa cromatica e tutto, permetterete che mi dia un po' fastidio il fatto che si veda sfocato solo perché Linux non è in grado di gestire il mio monitor. Su KDE, ripeto, funziona bene, il problema è che c'è qualche artefatto, quindi, cosa che non mi è mai capitata e leggevo di persone che dicevano che KDE poteva avere problemi dal punto di vista grafico, io non avevo mai avuto problemi su nessun computer su cui ho installato Linux con plasma KDE come ambiente grafico, però su questo computer nello specifico sì, diciamo che c'è qualche artefatto effettivamente sia su X11 che su Wayland su X11 forse leggermente meno però diciamo che comunque sì a volte può dare fastidio poi abbiamo il wifi che non funziona alla perfezione ogni tanto si disconnette per qualche secondo e poi torna praticamente io facendo trading ho bisogno che il computer sia connesso quando lo sto usando non che ogni tanto all'improvviso lui si pensi ah, ok bello adesso mi disconnetto perché ho voglia di farlo e poi riconnettersi, perché qualche secondo, poi tutto il tempo che le schede del, del browser si rifrescino, si ricarichino, eccetera, eccetera, magari passa anche fino a un minuto. Per cui questa cosa è un po' fastidiosa. Non è che succede 20 volte al giorno, non è che ogni 10 minuti va via, però quando succede è fastidioso, anche perché normalmente ti pare, no? Che succede nei momenti proprio meno opportuni. Succede nei momenti in cui dovrebbe funzionare bene, perché se succede quando... Non sto facendo niente, sto guardando un video su YouTube, non me ne può fregare di meno, ma se mi succede quando sono lì che mi serve che sia connesso e tutti i disconnetti, mi dà fastidio. Poi, stand by alla chiusura del coperchio che non funziona alla perfezione, anche questo mi è capitato con KDE. La sera vado a letto. Quindi, cosa faccio? Chiudo il coperchio del, del portatile. Sapete ovviamente che quando chiudete il coperchio del portatile, lui dovrebbe andare in sospensione, e infatti, era andato. Io ero tranquillo, dicevo che okay, è andato in sospensione, posso andare a letto tranquillo. No, perché alla mattina me lo trovo attivo. Alla mattina mi trovo il computer acceso, non completamente scarico, quindi vuol dire che si era attivato poco prima, era tipo all'80%, quindi vuol dire che magari si era attivato un'ora prima, un'ora e mezza prima. Però il fatto che lui possa decidere di così all'improvviso attivarsi non mi va bene perché finché una notte ci sta. Ma se io lo chiudo e magari non lo uso più per tre giorni, lui cosa fa? Ad un certo punto si accende e rimane poi per giorni acceso finché la batteria non si scarica? Non è il massimo. E poi scroll con touchpad troppo reattivo in alcune distribuzioni, come ad esempio Solus, neanche farlo apposta. Se non ricordo male, capitava anche con Arch, e io uso Arch, per cui questa cosa qui non è proprio bella. Praticamente cosa succede? Sapete che lo scroll ha una certa velocità, per cui ad esempio io che ne so. Sono in una pagina web, col touchpad scrollo, quindi magari sto leggendo un testo e scendo, lui dovrebbe scrollare con la velocità che voglio io, se con le dita scrollo veloce scende veloce, se scrollo piano dovrebbe scendere piano, invece lui no, io praticamente scrollo piano, cioè proprio muovendo così, perché sto leggendo quindi non è che faccio così, facendo piano piano così me lo ritrovo in fondo alla scheda. Cioè, lui si prende, fa uno scroll velocissimo che praticamente in due secondi, forse neanche, si trova in fondo alla scheda. Questo forse può essere messo a posto, non lo so. Come ad esempio anche il problema del fractional scaling. C'è il fattore lì dei font, ad esempio su Gnome, cambi il fattore di scaling del font, lo metti a 1.25 e hai praticamente uno, un fractional scaling che funziona quasi bene diciamo che è un po' un tentativo di fixare qualcosa che al momento non c'è. Per carità, va anche bene come soluzione, diciamo, temporanea finché il problema del fractional scaling di per sé non viene messo a posto upstream, quindi non viene effettivamente trovata una soluzione per fare in modo che funzioni bene. Però non è che sia, diciamo, la soluzione delle soluzioni, meglio di niente e sicuramente questo mi permette di usare Linux quasi normalmente. Però appunto va notato il fatto che c'è questa mancanza, differenza appunto di Windows. Non voglio dire che Windows è meglio, attenzione non sto dicendo questo, è ovvio che un sistema operativo su cui ci sono programmatori strapagati, un sistema operativo aziendale, chiuso, tutto quello che vuoi, su cui chissà quanti soldi ci sono in ballo, è normale che da alcuni punti di vista funzioni meglio, perché poi ce ne sono altri su cui Linux dà 10 a 0 Windows, però appunto è normale magari che in cose in cui serve fare ricerche, in cose in cui serve proprio trovare una soluzione, loro che hanno programmatori strapagati solo per fare quello trovino delle soluzioni. Quindi ripeto, non sto dicendo che Windows sia meglio, non venite a scrivermi ecco adesso, eccetera eccetera. Quindi scroll con touchpad troppo reattivo, l'abbiamo spiegato, ci dovrebbero essere dei tool per modificare un po' la velocità di scroll, non ho guardato bene. Però mi sembrano tutte come dire soluzioncine così, cioè nel senso io vorrei installarlo e vorrei che lui funzionasse. Non dico da subito, posso essere d'accordo di dover modificare un po' il font scaling, posso essere d'accordo tante cose, ma dover mettere a posto praticamente tutto ciò che mi serve, partendo dal touchpad, partendo dal wifi, partendo da cercare perché lo standby non funziona, magari anche no. Pro e contro di Windows, seconda parte di questo Wii video. Pro, Windows in generale funziona bene, è reattivo, sì, non me l'aspettavo, no, non sono un fanboy di Windows, però effettivamente devo dire che Windows 11, sto usando Windows 11 in questo momento, effettivamente è reattivo, funziona bene, fa quello che deve fare, sicuramente non, non sarebbe reattivo ai livelli di, di, di Linux, anche se devo dire, essere completamente sinceri, perché poi bisogna anche dire quello che è senza nascondersi, tra KDE Plasma... E Windows in fatto di reattività non ho trovato tutte queste grandi differenze. Eh, se devo essere sincero, poi mi piace la sua interfaccia, è un'interfaccia molto bella anche con effetti: adesso qui non si vede, ma in generale ci sono effetti traslucidi di trasparenza un po' offuscata. Veramente ha effetti bellissimi che su KD iniziano un po' ad arrivare, su GNOME non ancora. Però danno da questo punto di vista 10 a 0 effettivamente a k10. Mi piace Winget. Winget è praticamente il package manager di Windows. Non starò qui a farci un video, non starò qui a farvi vedere come funziona. Trovate tutto in rete, però praticamente vi permette di installare pacchetti, rimuoverli e aggiornarli direttamente da PowerShell. E questo ovviamente da Linux user mi piace tantissimo perché mi ricorda appunto Linux. Ogni tanto, e non ho ancora capito perché, il cursore inizia a laggare per qualche minuto e il touchpad in generale funziona male. Questa non l'ho capita, effettivamente, ma se ad esempio faccio così, vedo proprio che lagga. Si muove male, si muove leggermente in ritardo rispetto a come lo sto muovendo io. Poi magari voglio fare un click, non mi prende il click. Oppure me lo prende quando non ho cliccato, magari ho solo spostato il mouse così. Lui invece capisce che qui ho cliccato, non si sa perché. E questo capita, dura qualche secondo, un minuto, e poi torna appunto a funzionare normalmente. Ripeto, non ho ancora capito perché, non ci ho neanche guardato in realtà, non è che succede spessissimo. Diciamo che sì, una o due volte al giorno, per un minuto ogni volta, massimo due succede. Quindi ci sono. Fate conto un 5 minuti al giorno in un utilizzo appunto normale, lavorativo, di 8 ore, quello che è, ci sono appunto questi 5 minuti in cui non funziona bene. Non è che sia appunto 5 minuti su 8 ore, non sono niente, però è importante far notare perché come ho fatto notare i piccoli difetti di Linux, faccio notare anche i piccoli difetti di Windows, se no non sarebbe un video alla pari. E poi ho dovuto disabilitare l'ibernazione perché altrimenti il computer non rimaneva in stand-by. Hanno fatto la grandissima vaccata a Microsoft, che Microsoft sembra ultimamente che voglia che siano loro a controllare il computer, cioè su Linux tu controlli il computer, cioè se io ho Linux, a parte in questo caso di, di KDE, però in generale se io ho Linux gli dico vai in sospensione, lui va in sospensione perché gliel'ho detto io, che sono l'utente, che sono il capo del sistema. Su Windows, no. Su Windows hanno inventato il, mod il modern standby, come si chiama, per cui se tu chiudi il coperchio, lui alle 3 di notte decide: Ah, ma sai cosa? Io mi riaccendo perché devo controllare con Windows Update se ci sono aggiornamenti. Così nessuno me l'ha chiesto, nessuno interessa, però io devo farlo. Quindi te lo ritrovi alla mattina caldo perché ovviamente è, è stato attivo, quindi te lo ritrovi caldo e magari col 20% di batteria perché lui durante la notte ha installato gli aggiornamenti, li ha scaricati, poi si è riavviato 20 volte perché doveva installarli. Tutto senza che nessuno glielo chiedesse, come, che no come se non bastasse. Con questo modern standby, non va mai completamente in standby, rimane sempre connesso alla rete. Questo ovviamente va a scaricare la batteria perché c'è sempre un modulo, cioè lo stand-by in teoria serve per fare in modo che il computer sia comunque operativo in breve tempo, quando lo riapro funziona subito senza doverlo riaccendere, però dovrebbe rimanere in uno stato che consuma quasi zero batteria, quasi come se fosse spento. Con questo meraviglioso modern stand questa cosa non esiste perché lui praticamente decide che il wifi rimane attivo per cui... Quando la batteria scende del 5% da come tu l'hai lasciata, va in ibernazione, cioè si iberna e sappiamo che l'ibernazione di Windows non funziona un granché bene. Poi dopo che la mattina me lo ritrovo ibernato, mi tocca riavviarlo perché non funziona praticamente niente. Cioè già su Linux l'ibernazione non è che funzioni un granché bene, su Windows funziona ancora peggio e quindi il problema è questo. Praticamente io la mattina me lo, me lo ritrovavo tutte le mattine ibernato il 94% perché è sceso dal 100% al 95-94% quello che è, ha detto no, la batteria si sta scaricando troppo, quindi mi iberno, ma chi te l'ha chiesto? Ed è questo il motivo per cui dico appunto che sembra con Windows 11 sempre di più, voglio vedere poi il 12 come sarà, sembra che vogliano loro controllare il computer, cioè tu installi un sistema operativo, così hai un computer controllato da gente che abita magari a 20.000 km da te dall'altra parte del mondo, perché loro hanno deciso che il computer non è più tuo. Quindi questo è il quanto. Scusatemi un po' il rant finale su Windows, però ragazzi, sono un Linux user. Penso si sia capito anche da questo video. Il fatto che sono tornato a Windows per il momento perché, comunque, sotto molti punti di vista, purtroppo per il momento, finché appunto la community di Linux. Non troverà una soluzione perché ricordiamoci anche quando leggo le persone che dicono Eh ma su Linux c'è questo, questo, quell'altro, su Windows invece funziona tutto bene Sì ma dovete ricordarvi che Windows è un sistema operativo a pagamento per cui vi serve una licenza che normalmente la pagate insieme al computer, voi comprate il computer portatile da 600 euro, avete 500 euro di portatile e 100 di licenza più o meno o comunque 5,50 di portatile e 50 di licenza. Ci lavorano dietro persone esperte, persone pagate per fare quello. Linux invece è gratuito, te lo installi dove ti pare, c'è dietro una community di persone esperte, per carità, che però non vengono pagate, quindi non possono lavorare su Linux per lavoro. Lo fanno a tempo perso per aiutare la community, magari quando hanno finito di lavorare, magari il sabato o la domenica, si mettono lì e cercano soluzioni, però non possono farlo per lavoro perché non vengono pagati da quello, altrimenti morirebbero di fame, hanno bisogno anche loro, pur di mangiare. Quindi è stupido secondo me fare le comparison tra Linux e Windows. Ah, ma su Windows questo funziona, ah, ma su Linux no. Dobbiamo prenderli per quello che sono due sistemi operativi differenti con due visioni differenti, con due approcci differenti. Due sistemi operativi completamente diversi, completamente con scopi diversi, tutto completamente diverso. E dobbiamo usarli in base a quello che in quel momento ci serve. In questo momento a me serve Windows perché con questo computer in particolare funziona meglio. Quando fra un anno o due, quello che sarà, non ho fretta, Linux comincerà a funzionare in modo accettabile su questo computer, tornerò a Linux perché in quel momento Linux andrà bene per me, nessun problema. Quindi. Per questo video finito scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, scrivetemi magari anche voi che sistema operativo usate e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!